Finalmente siamo arrivati a Montecitorio, come vedete molti cittadini italiani. Faccio i complimenti alla TV iraniana perché non per niente in Italia siamo alla 79esima, al 79esimo posto nella libertà di stampa. Oggi la TV iraniana è qui a fare intervista come unica fonte di stampa. Vabbè, detto questo, poi ognuno lo può pensare come gli pare, però siamo qui a protestare contro un governo dittatore. Vedete tanti cittadini che però non hanno un'idea politica, sono uniti sotto la bandiera italiana, perché la bandiera italiana è quella che rappresenta il popolo italiano, quello che anni fa persone sono morte per questo paese. E questo palazzo del potere, che ormai è rappresentato dalla mafia, non dai politici, dalla mafia e dalla massoneria, sta distruggendo la dignità del popolo italiano in salute, lavoro, sociale, come ho spiegato prima. E oggi siamo arrivati sotto il palazzo del potere, è vero, non c'è nessuno oggi là dentro, ma anche quando ci sono, questi è come se non ci fossero, perché non lavorano per i cittadini, lavorano per se stessi, per le banche, per le multinazionali, per i petrolieri, per il loro interesse e le loro tasche, mai per il benessere dei cittadini di cui sono dipendenti. Sono dipendenti perché li abbiamo votati, li paghiamo uno stipendio e sono dipendenti. Quindi dovrebbero tenere presente che sono al nostro servizio, non noi al loro servizio, questo deve essere chiaro. Ma noi dobbiamo avere una dignità, ce la stanno togliendo tutta l'Europa perché li facciamo gola e noi siamo il bancomat di questi mafiosi. Contro le dittature del mondo e contro le dittature che stanno creando anche qui in Europa, noi chiediamo solo quello che ci spetta di diritto, le elezioni, perché è scritto sulla Costituzione, perché il potere è del popolo.